Il rischio eterno è che in alcuni reparti, in alcuni servizi, il numero del personale, andando così a scartamento ridotto, è... E dice una mancata assistenza. Tornano all'attacco le organizzazioni sindacali denunciando una carenza di personale in tutti i settori e strutture dell'azienda sanitaria retina, la ex Aslotto. In tutto, secondo la CGL, sarebbero 61 le figure professionali che mancano all'appello per quanto riguarda la provincia retina. dalla portineria centralino, Valdarno, Casentino, agli infermieri nei, nei vari reparti, sia territoriali che e medicine. Eh, sì, mh, pronto soccorso, emergenza-urgenza, si parla insomma di una carenza grave. Una situazione critica che permarrebbe nonostante gli accordi firmati nel 2015 per far fronte al turnover, accordo che prevedeva l'assunzione di 30 persone. Quello non è stato onorato, nel 2016 non si riesce a aprire un tavolo di trattativa che abbia degno di questo nome, Cioè è sparito completamente la politica dei servizi, politica assunzionale, è inutile dire e fare le belle piazzate con i robot e con le risonanze, quando per mettere un robot una risonanza ci vuole, infermieri, tecnici sanitari, medici, ecco sarà l'ora di cominciare a dichiarare ufficialmente dove ci portano come servizio, quanto personale addetto a questo servizio vogliono garantire. Il prossimo incontro tra Asle ed organizzazioni sindacali è previsto per il 13 ottobre. Il 27 c'è stato questo incontro, ci siamo un pochino alterati, il 13 ottobre ci sarà il secondo incontro, nel mezzo ci hanno mandato i dati, dati sporchi. Avete bisogno di uno stato d'agitazione o uno sciopero? Comunque, arriverete a questo punto? Io per ora sono parecchio agitato: può darsi che da qui, se si convince anche i colleghi di Chisdeville, si arrivi addirittura allo sciopero. Di sicuro, in questo modo la cosa non regge.